Mister Beppe Cardone, bisogna prenderla un po' con filosofia in questo periodo perché insomma le prestazioni ci sono, è innegabile, e resta insomma l'amarezza dei risultati che non arrivano. Sì, però guarda, il lavoro del settore giovanile probabilmente, è chiaro che non sono qua a dire quello che ho detto in passato, che è risultato comunque importante, però credo un percorso di crescita in un settore giovanile sia anche quello di riuscire a dare continuità di prestazione, perché solo attraverso quelle secondo me le squadre crescono e poi riescono ad essere quello che deve essere un settore giovanile, ovvero un serbatoio dal quale poter attingere sia la nostra prima squadra che magari anche altre squadre. Quindi il nostro obiettivo è quello di formare dei giocatori. Io credo che quando vediamo prestazioni come quella di domenica scorsa a Torino, la prestazione di oggi, dobbiamo essere orgogliosi perché i ragazzi stanno facendo un grande lavoro. Dopodiché è ovvio che perdere non è mai bello, ti direi una grossa bugia se ti dicessi che siamo contenti quando perdiamo, però allo stesso tempo, nello stesso istante mi viene da pensare che il nostro è un lavoro di settore giovanile. E il lavoro del settore giovanile è quello di riuscire a dare un'identità alla squadra, cercare di far crescere il numero più alto possibile di ragazzi e offrendo delle prestazioni, secondo me, di alto livello come quella di oggi e come quella di Torino domenica scorsa. Quindi quello che posso dire è che noi continuiamo a lavorare perché probabilmente per quello che vediamo vuol dire che la strada è quella giusta. La prestazione di quest'oggi c'è stata, però c'è stato all'inizio anche quel solito gol che è un po' una costante in questa stagione. Non dico che avesse già compromesso la partita, però poi ne è arrivato un altro quasi subito dopo e poi giocare sul 2-0. Non è mai facile, infatti io ho detto ai ragazzi che ero contento perché questa squadra dopo situazioni del genere ci aveva anche abituato a avere dei tracolli. Oggi invece ha fatto un grandissimo secondo tempo, dove con tutto il rispetto per il Genoa credo che abbiamo giocato una metà campo sola. Poi dopo uno dice ok, ho avuto tante occasioni, magari anche no, però sicuramente qualche situazione favorevole ce l'abbiamo avuta, un 2 o 3 sicuro. Poi la differenza la fa quella, nel senso se hai delle occasioni e tu non fai gol, loro hanno due occasioni anche abbastanza banali e fanno gol e le partite le perdi. Però ripeto, con tutto il fatto che comunque sia le sconfitte non sono mai piacevoli, dobbiamo essere contenti perché è una squadra che sta crescendo molto. Adesso credo che la cosa più importante è riuscire a dare a loro continuità di rendimento, no, di rendimento, di prestazione, perché questa forse è la cosa più difficile, perché poi dopo quando non fai risultati rischi sempre, essendo comunque ragazzi che non hanno, tanti di loro non hanno ancora compiuto 16 anni, diventa complicato, però secondo me i nostri ragazzi sono abbastanza intelligenti per continuare a migliorare.